Benvenuto in Scelta del Prodotto. In questo video discutiamo del miglior cognac. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotto, puoi cliccare il link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Delamain X.O.Pale. Allora si iniziare menzionando che il liquore di Delamain è il più costoso sulla nostra lista di controllo dal momento che è un XO, o ulteriore vecchio, TAG. L'invecchiamento tipico è di oltre 2 decenni e possiamo quindi definirlo come un contenitore per le occasioni speciali che hanno bisogno di essere idealmente goduto da solo senza usarlo come base per cocktail o dessert. L'unico abbinamento che gli utenti consigliano è con eccezionale cioccolato per aumentare le note di brandy che è morbido e piacevole non solo per le papille gustative ma allo stesso modo per gli occhi con la sua accogliente tonalità zucchero. Al numero 4, abbiamo Courvoisier Cognac. Con l'ultimo elemento in classifica scendiamo ancora una volta a un prezzo ridotto. Courvoisier Cognac fa infatti parte della categoria SOP, con l'invecchiamento in botti per 3 anni. Il contenuto di alcol web è senza tempo, che è il 40%, mentre il gusto ostenta note di quercia e sentori esotici. Le tazze più esperte saranno certamente in grado di percepire note floreali, vaniglia, mandorle tostate e prugna secca. I clienti che hanno avuto la possibilità di provarlo menzionano che è molto meno ostile di vari altri cognac. Al terzo posto, abbiamo la Grand Marnier Cordon. Tra le offerte più intriganti se prendiamo in considerazione la massima qualità a proporzione di costo, troviamo un brandy Grand Marnier, una storica azienda francese fondata nel 1880 da Louis-Alexandre Marnier l'Apostole. Il liquore si fonde con il cognac e le arance rispettose dell'ambiente delle Antille, un concetto innovativo al momento della creazione che è stato contrastato dalla maggior parte dei produttori tradizionali e tradizionalisti. E successivamente confermato come un vincitore quando è stato offerto. La bottiglia è di 700 ml con un comune 40% di alcol contenuto. Gli utenti dichiarano che non è solo un brand di meditazione eccezionale. Al numero 2, abbiamo il François Peyrot Cognac. Interessante selezione del produttore François Peyrot per abbinare il brandy con uno dei frutti invernali più preferiti, poiché è in realtà un liquore di pera Williams. È disponibile in un fascio elegante e anche una bottiglia di vetro trasparente che rivela la tonalità ambra data dai tannini delle botti di rovere e la tonalità rossa della buccia delle pere utilizzate. Per la produzione di un solitario contenitore di 70 cl di poire per quanto riguarda 14 kg di pere Williams vengono utilizzati che vengono spremuti e anche il loro succo distillato con un materiale alcolico di quanto riguarda 30%. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Hennessy Cognac. Un po' più costoso dei prodotti offerti online è il brandy Hennessy con l'etichetta ZOP, che è invecchiato per un massimo di 8 anni. L'invecchiamento avviene in botti di rovere provenienti esclusivamente dalla Francia e anche dare al brandy un gusto senza tempo ed estremo. La caratteristica interessante è che questi sono utilizzati barriques, favorendo quindi la produzione di note tostate. La preferenza della vaniglia e dello zucchero bastone da passeggio, d'altra parte, viene offerta al liquore con esposizione periodica all'ossigeno. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.